Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Armin Fighter 97 e oggi siamo su un video un po' particolare, ovvero cosa c'è di nuovo in Fallout 4. Fallout 4, anzi, Fallout è una serie post-apocalittica e il primo episodio, è stato il primo capitolo, è stato fatto nel 97 da Lekai Studios del PC. Poi è stato fatto il 2 e poi la Bethesda, un'altra società di videogiochi, ha fatto il 3, che è il mio preferito per il momento, perché il 4 non è ancora uscito. Poi l'Obsidian ha fatto uno spin-off che è Fallout New Vegas, e adesso il 10 novembre di quest'anno, dopo 7 anni dal terzo capitolo ufficiale, faranno il quarto, ovvero Fallout 4. Per tanto tempo io sono andato a cercare notizie, tra bufale, notizie vere, notizie false, notizie non ufficiali, ero disperato. A un certo punto, il 3 giugno del 2015, andai su internet e trovai la notizia che è stato annunciato sul sito di Bethesda il trailer ufficiale. Ho visto, mi sono messo le mani nei capelli perché è una figata, non sembra manco Fallout, perché se voi andate su internet a vedere i primi Fallout, erano diversi proprio, soprattutto il 3 New Vegas, sono diversissimi dal 4. E anche perché ho visto la fine, mi sono messo le mani nei capelli perché ho visto la fine anche che era per PS4, Xbox One e PC, che io console che non ho, la PS3, il PC mi si è rotto, però se uscirà per PS3 o se avrò un PC nuovo sarebbe una cosa bellissima fare un gameplay. Detto questo, passiamo al prossimo punto. La grafica. Come potete vedere, a sinistra c'è Fallout 3, che come si può vedere, a destra c'è invece Fallout 4. L'immagine, diciamo che sono quasi uguali, perché ci sta il robottino che vaga per una città distrutta, perché visto che Fallout è una serie post-apocalittica. Allora, possiamo notare innanzitutto che il modello è sempre lo stesso, però i colori sono diversi. Ad esempio qui a sinistra in Fallout 3 è tutto nero, invece a destra sono più, in Fallout 4 sembrano un po' più realistici, come si può dire. Cioè, notare i colori, anche alcune parti in cui non c'è la vernice perché col tempo la vernice si toglie. Così può dire, è più realistico questo che quello di Fallout 4 e Fallout 3. Inoltre notare anche il paesaggio, come la grafica è meglio. Poi non so se si vede perché questa è un'immagine che ho preso, ma se andate a vedere su internet, su Google Immagini, se la troverete noterete molto di più le differenze. Detto questo, passiamo a un altro cambiamento: il sistema crafting. Il sistema crafting è un sistema che è stato creato da Fallout 3, non lo so se è stato già fatto nei primi due, ma comunque in Fallout 3 viene usato per costruire delle armi. Ad esempio, se trovavi delle ricette per costruire delle armi per terra oppure dopo una missione che facevi ti davano come ricompensa una ricetta, devi costruire delle armi, ad esempio fatta con una Coca-Cola radioattiva che fa molti danni e ha un'arma che lancia tutto ciò che trova. Ad esempio, se tu metti una bottiglia dentro con quest'arma, la spara e può spopolare la testa a un nemico. In New Vegas invece è stato rivoluzionato, che puoi costruire, puoi fabbricare anche delle medicine, del cibo, dei proiettili addirittura, ma anche modificare le armi. Ad esempio, puoi aggiungere dei mirini, silenziatori, caricatori aumentati, mirino con laser, eccetera, eccetera. In Fallout 4 è stato ancora rivoluzionato perché, mi sa che nel gameplay che hanno fatto vedere all'Expo dei videogiochi a Los Angeles, chiamato meglio E3 2015, che ogni anno si tiene questo Expo che mostra tutti i giochi che devono uscire quest'anno, in cui facciamo vedere in gameplay che no, non ho visto il personaggio che fabbricava
che fabbricava proiettili, munizioni e cibo, cibo. Però ho visto che poteva modificare lo stesso le armi con oltre 700 modifiche e anche addirittura costruire delle case, che basta che trovi dei materiali per terra, li unisci tra di loro e che possono creare un materiale da costruzione, come si vede in questa immagine in cui si vede il personaggio alla ripresa con la costruzione di una casa. Non ti possiamo aggiungere anche tanti mobili, una cuccia per il nostro cane, c'è addirittura anche un villaggio, le difese come le torrette, i mortai, e anche delle reti commerciali. Ad esempio, i commercianti che vendono armi, cibo, acqua, se vedranno questo nuovo insediamento, lo segneranno sulla loro mappa per poi arrivare ogni giorno con della roba nuova, perché i commercianti di Fallout hanno una rotta ben precisa. Come stavo dicendo prima, si possono anche modificare le armi con oltre 700 modifiche. Inoltre, oltre ad aggiungere dei semplici mirini, silenziatori e caricatori aumentati, possono addirittura modificarli del tutto, cioè da una semplice pistola a diventare anche a un fucile. Con tantissimi gadget come la baionetta, il mirino e tutti gli altri che dico ogni volta. Come ad esempio adesso in questa immagine che vi farò mostrare. Un attimo. Ecco, questo è il personaggio del nostro magazzino che potremo costruire. Si vedrà alle riprese con questa semplice pistola laser, che è un'arma comune che si trova in Fallout dappertutto. Si possono vedere i danni, il peso, e basta che trovi le ricette. Allora, per modificare quest'arma è semplicissimo, basta che trovi la ricetta e il materiale che serve, e così potresti modificarla dalla pistola laser a un fucile laser, che adesso vi farò mostrare. Un attimo. Ecco. Come potete vedere, l'arma è cambiata da un fucile, da una pistola laser è diventato un fucile laser con anche degli equipaggiamenti, come ad esempio un ampliatore del raggio. E ho visto anche, solo che sono riuscito a trovare un'immagine, che il fucile laser potrebbe diventare anche un fucile laser da cecchino, con un mirino, quello usato per i fucili di precisione, e anche un'arma che ha una manovella che basta che la giri e crea un raggio che può spopolare un cranio a una persona. Inoltre si possono anche modificare le armature, che adesso vi farò mostrare l'immagine. Ecco, come potete vedere, questa è l'armatura nel nostro garage. Poi basta che selezioniamo l'arto che vogliamo modificare e potremo sostituire il casco, il braccio, come si può dire, il petto, e potrebbe essere più resistente oppure potrebbe essere più veloce. Adesso vi farò mostrare l'immagine come potrebbe cambiare l'armatura atomica. Eccola qua, come potete vedere è cambiata. Questa è dell'Enclave. Invece quella di prima è della Confraternita d'Acciaio, che dopo vi spiego cosa sono. I dialoghi. Nei precedenti Fallout, il personaggio era muto, non parlava, peggio di Call of Duty. Al massimo si poteva solo sentire i rumori di quando soffriva, non veniva colpita, se non faceva ah, eccetera, eccetera. Invece, in Fallout 4 il personaggio potrà finalmente parlare e sarà il sistema, diciamo, simile a The Walking Dead, ovvero che ci sarà un cerchio con le opzioni che potremo scegliere. E questa è una cosa molto rivoluzionaria, perché il personaggio potrà finalmente parlare, però ha una caratteristica propria. Detto questo, passiamo al prossimo punto. I compagni. In Fallout 4, da quanto ho letto, mi sa che i compagni saranno 11 o 12. Mi sa 11. E potrebbero essere Dogmeat, il cane che incontreremo subito dopo essere usciti da Vault,
non vi voglio spoilerare niente della storia, oppure il personaggio che stava nei immagini prima dei dialoghi, che lo incontreremo durante una città chiamata Diamond City, che mentre verremo attaccati da dei predoni o predatori, lui ci salverà sparando dall'alto. E inoltre noi andremo dentro per parlargli e fare un dialogo, come ho detto prima. Inoltre potremmo avere anche un robot chiamato Cosworth, che era il nostro maggiordomo, che robot, che visto che ha fatto 4 attentati nel 2277. Cosworth è un robot maggiordomo che ci serve, è dotato di un lanciafiamme e una pistola plasma in Fallout 3 New Vegas, ma non so se hanno aggiunto qualche altra arma. Comunque adesso vi farò vedere l'immagine di questi altri due compagni, che ognuno ha un'abilità speciale. Come ad esempio il cane può avere l'abilità speciale di, oltre di essere molto feroce, di trovare degli oggetti, trovare degli oggetti sparsi, sparsi nell'ambiente circostante. Ad esempio, se noi indicheremo di andare a prendere un martello, per esempio, lui andrà verso il punto in cui abbiamo cliccato e ce lo andrà a prendere. È un sistema molto rivoluzionario. Adesso vado a vedere le immagini di questi altri due compagni. Il combattimento è cambiato, cioè più dinamico, perché in Fallout 3 New Vegas esisteva e esiste anche nel 4 il sistema combattimento SVAVO, ovvero sistema punti azione volto tech, mi ricordo, non mi ricordo molto bene, in cui fermavi il tempo, selezionavi l'arco che dovevi colpire e te lo e rallentatore sparava. Invece, adesso vi mostro l'immagine di com'è. Allora, innanzitutto, le differenze sono, se le avete notate, che la grafica è diversa. Vabbè, l'ho già spiegato prima che la grafica è migliorata molto. Inoltre, notare quante figlie queste immagini dell'armatura che mentre voli con la minigun. Comunque, scherzi a parte. Inoltre, purtroppo, non so come si mettono i video in Movie Maker, però se riuscite a vedere il gameplay di Fallout 4, vi assicuro che sarà spettacolare, perché invece di fermare il tempo, lo rallenterà molto, quindi sarà molto più dinamico il combattimento. E a me mi piace molto, sta molto bene questa cosa. Vedere un combattimento dinamico, rallentatore, che così potete, visto che in Fallout 3 era anche New Vegas, era anche un po' difficile, perché ad esempio se tu attivavi lo spawn nel momento sbagliato, cioè sempre quando stava, come si può dire, tu stai dentro una casa, ci sta una porta, loro entrano, però stanno ancora fuori, non sono ancora entrati. Invece in Fallout 4, se tu rallenti il tempo, loro piano piano entreranno in casa, rallentatore, e potresti sparargli al braccio, come ho visto nel gameplay. Inoltre, nella descrizione vi dirò dove potete vedere il gameplay di Fallout 4, perché vi assicuro che sarà, che, sa, che, sa, che sarà molto bello. Allora, i punti sono finiti, non c'è nient'altro, vi ho elencato tutte le novità, o meno le caratteristiche principali. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel mi piace e iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video.